Arriva anche la prima sconfitta casalinga per il Termoli Calcio, che deve gustare amaro per la prima volta al Gino Cannarsa. A passare il Giulianova doveva essere la domenica del rilancio, quello per poter far assaporare al buon pubblico presente sugli spalti del Cannarsa la prima vittoria stagionale. Invece ne è uscita una sconfitta davvero che sta dell'incredibile. Termoli che parte male il primo tempo, fa la gara praticamente la squadra del Giulianova, che al sesto va vicino già al gol con una conclusione ravvicinata da parte di Precchiazzi con l'estremo difensore Natali, ex tra l'altro il Giulianova, che si supera distendendosi in tuffo. Il preludio al gol che arriva al minuto numero 8 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e il capitano Calabuiga a toccare con la punta del piede in fondo al sacco, spiazzando praticamente Zeti e Natali, che stavano cercando di fermare la corsa del giocatore argentino. Vantaggio del team del Giulianova con questo gol firmato da Calabuig, il capitano che va a toccare. Qua rivediamo praticamente l'immagine, prosegue il ritmo assembrante della compagine del Giulianova. Qualche minuto più tardi ancora Precchiazzi che si presenta a tu per tu con Natali, che lo riesce in qualche modo a ipnotizzare. Termoli che praticamente va in bambola e subisce il gol del 2-0 al minuto numero 10. Fa tutto Romano, che chiede palla, la ottiene, riesce a guadagnare il primo contrasto, e poi va la conclusione sul primo palo di Natali, palla che coglie l'interno del palo e termina la sua corsa in fondo al sacco per il gol del 2-0. Siamo soltanto al decimo minuto del primo tempo e il Giulianova riesce a fare un unico boccone di un Termoli che nel primo tempo riuscirà a far ben poco. Si vede la formazione giallorossa al minuto numero 33, il cross perfetto con il tentativo in corsa da parte di Gagliano, però in qualche modo la retroguardia del Giulianova riesce a frenare il Termoli. Minuto numero 34, la punizione è perfetta di Ciro Pozziello per la corrente Ruggeri, conclusione al volo, però c'è la manata da parte di Falso, che in qualche modo riesce ad intercettare la conclusione. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, una squadra, quella giallorossa ridisegnata, quella del Termoli ovviamente ridisegnata da mister Catalano, e subito la prima conclusione in corsa da parte di Santoro, che va a scaldare le mani di Falso. Il portiere pescarese si distende in tuffo e va a deviare la sfera in calcio d'angolo. Minuto numero 9, si vede anche finalmente l'argentino di Rito, il suo pallone in mezzo per il colpo di testa ancora di Santoro, e alla grande in qualche modo ancora Falso riesce a salvare la propria porta. Al minuto numero 16 il Termoli va a cancellare lo zero nella casella delle reti segnate. L'ex isernino Caprioli su punizione inventa un gol strepitoso per Saponetta Falso, che si lascia sfuggire il pallone dalle mani con la sfera che termina in fondo al sacco. Termoli rianimato, Termoli che vuole il pareggio per rimettersi in carreggiata, preme sull'acceleratore la squadra di Catalano, tutt'altro diversa nella ripresa ridisegnata proprio dal proprio allenatore. Minuto numero 20, sugli sviluppi di un angolo Pozziello gira bene, però la palla incredibilmente fa la barba al palo e si spegne sul fondo. Ruggeri, ci prova anche il capitano su punizione, la sfera di poco alta sulla traversa. Minuto numero 48, ancora Caprioli da punizione, Ruggeri testa, palla che coglie in pieno la traversa, torna incredibilmente sul rettangolo di gioco, sfiorato il pareggio. Capovolgimento di fronte velocissimo da parte del Giulianova, pallone lungo in profondità per i giocatori del Giulianova, con la sfera che viene offerta in profondità all'attaccante Precchiazzi, che con il piattone sull'uscito di Natali va a scaricare in rete il gol del 3-1. Che beffa per il Termoli, da un possibile 2-2 all'1-3 proprio al 48esimo. Finisce così al Gino Cannarsa, grande delusione per il Termoli, riparte alla grande il Giulianova. Per i giallorossi, nonostante il grandissimo secondo tempo, Termoli che esce sconfitto, si era rimesso in carreggiata, ma poi il colpo del KO proprio nel